partita insieme ed è Milan-Roma. È una sfida tostissima, aiutatemi a dire tosta. Da un lato però sono consapevole che tra gli avversari disponibili, chiamiamoli così, la Roma sia forse il meno peggio a livello di giocabilità, nonostante da quando abbia cambiato allenatore sia proprio un'altra squadra che abbia fatto un sacco di punti, tutti meritati. Però a mio modesto parere, mi prendo la responsabilità di ciò che sto dicendo, meglio prendere la Roma dell'Atalanta. Perché l'Atalanta, ragazzi, quando vede il Milan impazzisce. La Roma non vince con noi dal 2019, proprio non vince, vince proprio che i 90 minuti terminano con una vittoria giallorossa. Però ragazzi, questo vuol dire tutto e niente, perché le cose potrebbero veramente succedere da un momento all'altro. Però preferirei magari che la Roma vincesse alla prima sfida utile nel prossimo campionato, onestamente. Inoltre vi annuncio che queste 2/3 settimane saranno 2/3 settimane di follia. Saranno, penso, le peggiori 2-3 settimane di tutta la stagione, perché abbiamo Roma, Sassuolo, dove la partita, diciamo, un po' per calmare gli animi, che comunque va vinta, perché a Sassuolo devi vincere. Roma di nuovo, Inter, Juventus e, se Dio ce la manda buona, la semifinale di Europa League. Quindi ragazzi, sostanzialmente fino al 2 di maggio abbiamo una partita più difficile dell'altra, senza considerare che ci sarà pure lo scudetto dell'Inter nel mezzo, vinto con largo anticipo, e quindi dobbiamo veramente pedalare. Pioli merita la riconferma? Questa è la domanda che mi state facendo in 86.000. Vi rispondo adesso dicendovi: dipende tutto da queste 3 settimane. Lazio, Empoli, Slavia Praga, Fiorentina, Lecce, ci siamo divertiti molto, ma adesso ci giochiamo la stagione. Adesso c'è un derby di ritorno, c'è una partita con la Juventus che comunque l'andata a Milano ha vinto, c'è un quarto di finale dell'Europa League, sperando che ci sia anche qualcosina in più. Pioli metà di conferma? Secondo me no, indipendentemente da come vada. Però le partite, ragazzi, vanno giocate e questa stagione deve ancora finire. Possiamo con molta difficoltà, molta, regalarci ancora qualche sorriso, speriamo. E caro Pioli, ti sta giocando tutto adesso. Il problema riguarda la difesa stasera, perché la Roma in attacco è cambiata radicalmente al cambio allenatore. Hanno Dybala, Esciaraui e Lukaku tutti disponibili, e noi siamo senza Tomori. Siamo senza colui che veramente salva il culo più di tutti. È vero che abbiamo Ciao e Gabbia, che soprattutto Gabbia sta facendo una stagione bellissima, però Tomori in assenza, che già vi ho avvertito contro lo Slavia Praga il giorno 14 marzo, è un'assenza che si farà sentire e peserà. Che tensione, ragazzi, che tensione. La Roma ha vinto soltanto una delle ultime 13 partite fra Roma e Milano contro i rossoneri, quella del 2-1 dell'ottobre del 2019, quando il gol... Avete sentito? Ottobre 2019. Uscire dalla competizione, salvo supplementari paracalci di rigore, vorrebbe dire interrompere questa striscia. Ma conoscendo Pioli, ragazzi, tutto veramente potrebbe starci. Maignan è diffidato pure, fantastico. Battono loro. Speriamo sia la Roma che è andata a Lecce. Non so che dirvi. Via ragazzi, si inizia Milan-Roma, quarti di finale di Europa League. Raga, ne abbiamo toccato palla. Poi è lunga la partita, però Spinazzola è insultato da ogni romanista esistente. Ci ha pure fatto gol già quest'anno, pensate un po' voi. Benasser, Dybala, no, come siamo scoperti. Spinazzola, Dybala, di pallonetto fuori, prima occasione Roma. Ragazzi, però no, ragazzi, stiamo facendo nulla. Giroud buono, Reinders tira da fuori, la parata di Svilar. Il primo tiro in porta è nostro, ma non è abbastanza, ragazzi, non è abbastanza. Diciamo che come tiro anche lì si poteva fare un pochino meglio. Ha fatto più gol Mancini di Tomori, ragazzi. No, che contropiede, ragazzi, Pellegrini. Ancora Pellegrini, che viene chiuso da un'ottima copertura di Calabria. Bravo Calabria. Festeggia giustamente come un gol. Tra una settimana e mezzo c'è l'Inter. Fate fare questo Lautaro Martinez a Barella, a Turam. Fateglielo fare a loro. Io parlo in ottica futura. Adesso per Cristante.
Ecco il suggerimento verso il Shaarawy. Trova un po' di campo. Shaarawy Lukaku, a me pare fuori gioco, ragazzi. Lukaku lanciato sul a me pare. E Shaarawy, Maignan che ha preso, era fuori gioco. Si era buttato da una parte e poi dall'altra, ragazzi. L'offside. Fuori gioco di Lukaku. Grandissima occasione. Da qui sembrerebbe poco netto. Poco netto, però, ragazzi, sti spaventi. Cioè, ste cose non le voglio vedere, ragazzi. Io non le voglio vedere. Io non le voglio vedere. C'è il derby tra una settimana e mezzo, ragazzi. C'è il derby. Non potete fare questo. Ha dato calcio d'angolo. Ha dato calcio d'angolo. Come ha dato calcio d'angolo, ragazzi? Ha ammonito Pioli, ma direi anche giustamente. Di Bala lavanderina. Non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Non distraetevi da sta cosa. Che Mancini può sempre colpire. Parte Di Bala con il mancino profondo. Attenzione! Di testa in vantaggio! E ha colpito ancora! Ancora lui! Ancora Mancini! 1-0! Ragazzi! Quasi da fermo! Ma come le leggo le cose? Come le leggo, ragazzi? Me lo sentivo troppo, me lo sentivo troppo. Madonna, Lotus Chic, come te lo sei perso? Madonna, ragazzi, cosa vedo nei miei occhi? Ora, io devo ancora vedere il fuorigioco di Lukaku, ragazzi, eh. Devo ancora vederlo perché non mi è chiaro. Ma tolto quello, quasi da fermo, ma ragazzi, comunque in maniera sapiente, perché lì, ragazzi, era scontato. Noi non abbiamo fatto niente per un quarto d'ora. Questi è un quarto d'ora che sono lì che pestano. È normale che poi fanno gol. Posto all'europeo. Hernandez, Lotus Chic, Giroud, Lukaku sulla linea. Ancora Giroud, ancora Lukaku, ragazzi. Hernandez, calcio d'angolo. Sì, ma basta protesta, basta protesta, basta. No, non ci siamo proprio, eh. Vedete aggasarvi per le vittorie contro il Lecce. El Shaarawy che viene servito. El Shaarawy la palla dentro verso Lukaku. Situazione molto pericolosa. Ancora una volta la Roma. Ho visto il 2-0 passarmi davanti, ragazzi. Ragazzi, ma con sta difesa dove vogliamo andare? No, onestamente, con questa difesa noi dove vogliamo andare? È da settembre che ve lo dico. Con questa difesa messa in campo così, dove vogliamo andare? Renders, Loftus Cheek, la palla dentro, Leao. Che favorisce Leao. E la rovesciata, capito, ragazzi? La rovesciata. 34esimo, sei in una sfida d'Europa League, quarti di finale contro la Roma. Leao fa la rovesciata, ragazzi. Io non so veramente più cosa dire. Non so più cosa dire. El Shaarawy, El Shaarawy, El Shaarawy. La palla dentro verso Lukaku. Questo è culo. Giallo per Cristante che è diffidato, salta e ritorno. Di azioni le abbiamo, non dico fatte, abbozzate. Non si sono mai, mai, mai scoperti. Non hanno mai perso una marcatura. Mai. Che schifo, ragazzi. Se questo era il derby, che vi ripeto c'è una settimana e mezzo, era già 3-4-0 adesso. Pulisic. Va Pulisic. Reinders, abbiamo tirato. Non ci credo. Abbiamo tirato. Domani nevica, ragazzi. Spinazzola che va tranquillamente via Calabria. Ecco l'azione del 2-0. E palla che finisce sull'esterno della rete. Va via. Vabbè, contro Calabria veramente una partita vinta in partenza. No, no, bene così, bene così, bene così, ragazzi. Che a Roma ne faccia pure un altro. Così vi accorgete su che treno ci volete far salire il prossimo anno. Dai, che finisce primo tempo. Ovviamente l'azione, mica la facciamo l'azione, ragazzi. Mica la impostiamo. Al massimo perdi palla. Bene, complimenti, complimenti, complimenti. Bel primo tempo di merda. Ma io lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Sapevo che quando le cose si fanno serie affondiamo, facciamo acqua da tutte le parti. E non è finita, perché c'è il secondo tempo e c'è il ritorno. Vedrete voi cosa ci aspetta. Ragazzi, inizia sto secondo tempo assolutamente primaverile a Milano. Posso dire di merda? Si inizia, ragazzi, sto secondo tempo. Ragazzi, è un suicidio guardare sta partita. Pulisic prova a manovrare, appoggia ancora linea di Reinders. Per la terza volta Reinders. Non è che l'ha parata. Se l'è portata a casa direttamente. Ma come si fa a tirare così da fuori area? Già come si fa a tirare da fuori area in una situazione del genere? A maggior ragione tira così. Ha ricevuto la parete. Dai. E Leao scivola, ragazzi. Ha già perso due palloni sto secondo tempo. Dybala che si beve. Conclusione, Maignan.
ingannare Leao. Per dire strozzare. Ragazzi, l'Atalanta sta vincendo ad Anfield e noi non riusciamo a tirare in porta con la Roma, vi rendete conto? Riceve il pallone, altra apertura, spazio per il mancino a incrociare. Io ragazzi, il pallone che finisce largo, aveva seguito Calabria il movimento. Sono stato zitto apposta. Ragazzi, ci stanno prendendo a pallonate, ragazzi. Bello, siamo andati a pressare alti, ci hanno subito saltato le prime due linee di passaggio. Arriva Lukaku, possibilità per la Roma. Occhio ancora al taglio. C'è Pellegrini, dai che lo fanno. Dai che lo fanno sulla zero. Dai che lo fanno. Lo fa Cristante. Peccato. Sedicesima della ripresa. Peccato, ragazzi. Ci vuole l'umiliazione qui, se no alcuni campanelli d'allarme non arrivano. Che poi non arrivano lo stesso, perché anche se perdessimo 6-0 non lo esonerano. Quindi prossimo anno ce lo arriveremo sulla panchina. Quindi è inutile, ragazzi. Adriche, battuta dentro, il colpo di testa, calcio d'angolo, battuto male. Male, onestamente male. La presa di Hernandez, ma fuori di 4 metri. Pulisic tira. E continua il duello quasi personale Randers. Con Svilar. Continua il duello personale con Svilar, ma non si deve preoccupare Svilar. Svilar torna a casa col clean sheet, ragazzi. Protesta rossonera, prova ad uscire di bala. Bravo l'autoschic che fallo e giallo. Anche il giallo per l'autoschic. Ragazzi, dai. E lui il primo. Me l'ha presa per il culo questa. Non ha preso la palla, l'ha direttamente schiacciata. Non so, ragazzi. Stiamo facendo schifo, sia chiarissima questa cosa. Però queste cose sono altamente evitabili. Verso Adli che prova. Adli. E qui il riflesso di Svilar. Perché alla fine questo era un tiro in porta. Svilar, protagonista di una grande parata. Bravo. Cosa ha preso? Una soluzione diversa. Mezzo metro più alla sinistra del portiere da gol. E quello è un calcio di punizione che noi manderemo a fanculo. Perché vi conosco, ragazzi, vi conosco. Questo è un calcio di punizione che manderemo al terzo anello, perché vi conosco. Se va bene prendiamo la barriera. Vediamo dove Hernandez manderà sto calcio di punizione. Primo, secondo, terzo anello. Anzi, ci va di lì. Barriera. Sul muro Hernandez prova, murato da Smalling. Adesso Calabria deve che schifo, ragazzi. Io veramente vorrei sapere cos'è che mi sta spingendo a continuare a guardare sta partita. Fuori Dybala, dentro Abraham. Intervento regolare su di lui. Gabbia. Ma perché tiri da fuori? Perché? Hai preso la palla, ti è andata bene che non è fallo? Adli a destra. Paredes fuori posizione. Tira Gabbia. Fra, non sei Gvardiol. Ficcatelo in testa che non sei Gvardiol. Ciucuese. Portiere fuori di 3 metri dalla porta. Ciucuese calcia e manco la coglie, ragazzi. Veramente io non ne posso più. Adri, abbiamo vinto contro il Lecce. Sì, abbiamo vinto contro il Lecce, bambino mio. Sì, abbiamo vinto contro il Lecce. Di pressione su di lui, cerca lo spunto. Uno contro due, buona la giocata. Ciucuese ancora. Ciucuese dentro, Giroud. Traversa, non ci voglio credere. Ma cosa aveva fatto Ciucuese? Che si è a un metro dalla porta, ragazzi. Il primo è un tunnel, la seconda è una sta palla. Ragazzi, a un metro dalla porta. Basta appoggiare la palla. Palla che si. A un metro dalla porta, ragazzi. Questo è grave. Questo è gravissimo. Quando a Firenze vi ho detto che nel primo tempo andavano segnati 3 gol, perché poi andavi in Europa e la Roma in porta non ti ci faceva tirare, mi avete preso per scemo un'altra volta. E oggi per l'ennesima volta si è palesato che avevo ragione. La Roma in porta non ti ci fa tirare, ti ci ha fatto tirare una volta e sbagliato. Devi essere più decisivo sotto porta. Non è un problema del Milan, non è un problema del Milan, no. Ma cosa fai così alla curva te, Okafor? Cosa fai? Che sei entrato e fatto più ridere dei polli. Sì, vogliono un rigore. Ma che cosa cazzo hanno visto? Dai, 4 di recupero che si prolungheranno per nostra sfortuna. Si riprende. Cosa cazzo abbiamo visto questi? Ciucuense si porta fuori la palla, basta. Stacco la partita, basta. Mi sono rotto i coglioni, basta.